c'è quello che abbiamo detto, senza, almeno da parte mia, tema di essere smentito, miglior uomo in campo della partita, Matteo D'Agasso, non è la prima volta che ti fai notare in positivo. Ti è mancata una cosa per l'otto in pagella, quello stop nel secondo tempo in area di rigore, quando ti eri andato a prendere la palla nella tua area, è innescata una transizione tutta di prima, se stoppavi il pallone poi era apoteosi. Lo so, purtroppo ho fatto quell'errore, però magari potevo anche fare gol quando sono entrato sul destro, però purtroppo è andata così, quindi non ci posso fare niente. Secondo tempo importantissimo, hai giocato sempre in anticipo, attaccavi in verticale, non hai sbagliato nulla, partita a mio avviso determinante la tua. Prestazione determinante la tua. Innanzitutto grazie, e poi vabbè, quello che ci chiede il mister di andare sempre in avanti, quindi io, Squizza, Aloy, Tunio, cerchiamo sempre di fare quello che ci chiede il mister. Adesso cerca di rispondermi sincero, so che la domanda dove dice il mister io gioco. Hai giocato da play le ultime, oggi sei tornato nel ruolo di mezzala. Fai tutto, ok, va bene, ma se potessi scegliere tu? Allora, dopo la partita con l'Olbia già l'avevo detto che intanto mi trovo bene in entrambi, però forse mi piace un po' di più fare la mezzala, però queste due partite che ho fatto da play mi sono divertito anche molto, quindi lo so che tu non vuoi sentirti dire questa risposta, no, ma mi trovo bene in entrambe le posizioni. Io invece quindi ti chiedo un'altra cosa difficile, perché questa è una domanda un po' difficile. Come fai, classe 2004, primo anno tra i grandi, ad avere la personalità di un grande? Sai cosa ci ha detto Aloy una volta? Ha detto: D'Agasso è proprio bravo, ha personalità, si propone, si vuole far dare la palla, non ha paura. No, vabbè, io penso che ci si debba divertire quando si gioca a calcio, quindi poi io comunque sono al Pescara da sempre, mi trovo bene nella società con i compagni. Già l'anno scorso avevo iniziato ad allenarmi con loro, poi purtroppo ho avuto una ricaduta su un problema fisico e mi sono dovuto fermare, quindi già conoscevo gran parte del gruppo e quindi dal ritiro mi sono trovato benissimo con loro. Non ho sentito, diciamo, la differenza di entrare in uno spogliatoio di grandi, perché appunto ce li avevo conosciuti. Ma ieri cosa vi ha detto Zeman? Quando avete visto Zeman ieri, cosa pensate? No, niente, vabbè, è stato bello rivedere il mister, infatti siamo molto contenti che sta bene. È venuto anche stamattina alla colazione prima di partire, quindi ovviamente ci ha fatto molto piacere, speriamo che possa tornare presto anche in panchina. Lo sai che non era contento questa sera, sì? Lo so. Spesso non è contento il mister. Una domanda da studio per Matteo D'Agasso, a cui diamo l'auricolare, quindi sia Massimo Profeta che Fabio Ferraresi possono parlare con Matteo. Naturalmente i complimenti, che non sono di pragmatica ma assolutamente sinceri da parte mia. Matteo, complimenti ancora, però la domanda naturalmente la farà Fabio Ferraresi, che ti conosce da anni. No, io non faccio nessuna domanda a Matteo. Quando stavo al Pescara mi è capitato di allenarlo per un periodo e gli faccio veramente i miei complimenti e spero continui così, con questo piglio, questa personalità, questa lucidità, perché è un ragazzo che merita, e gli faccio un grandissimo in bocca al lupo per la sua carriera. Allora, visto che non ti ha fatto la domanda, gli devi solo dire grazie, e la domanda te la faccio io: com'era Ferraresi come allenatore? No, intanto un saluto a tutti, un saluto al mister. No, col mister. No, rispondimi, com'era come allenatore? No, mi ci trovavo molto bene, scherzava. Sei diplomatico, grazie a Matteo D'Agasso.